Per questa ricetta utilizzeremo del bollito lesso di bovino, delle patate lesse fredde, due uova per l'impasto, del prezzemolo, della menta, uno spicchio d'aglio, parmigiano e pecorino grattugiati, sale e pepe. Per la panatura utilizzeremo la farina, altre tre uova e il pan grattato. Per prima cosa tritiamo la carne al coltello, rimuovendo eventuali nervi e il tessuto connettivo. Cerchiamo di sminuzzarla quanto più possibile, così le nostre polpette saranno più morbide e compatte. Raccogliamo tutta la carne in una ciotola. Sbucciamo le patate fredde. Quindi schiacciamole con lo schiacciapatate. Aggiungiamo i formaggi grattugiati, parmigiano e pecorino, poi il sale e il pepe. Versiamo anche le due uova, che basteranno per questo impasto, visto che non vogliamo renderlo troppo umido. Ora possiamo tritare anche le erbe aromatiche. Io ho scelto la menta, tipica delle ricette romane, e il prezzemolo. Tritiamole finemente, così si distribuiranno per bene nell'impasto. Sbucciamo lo spicchio d'aglio e tritiamo anche questo finemente. Possiamo cominciare ad impastare. Prima mescolo tutto con un cucchiaio e poi con le mani. Dopo aver compattato l'impasto, verifichiamo che la consistenza sia quella giusta. Proviamo a fare una polpetta. Se è ben compatta e omogenea, possiamo fermarci. Prima di formare le polpette, ungiamo le mani. Prendiamo una porzione e cominciamo a rotolarla fra i palmi, dando la forma sferica. Una volta formate tutte le polpette, passiamo alla panatura, per la quale utilizzeremo nell'ordine la farina, l'uovo sbattuto con una forchetta e il pan grattato. Infariniamo la polpetta, eliminiamo la farina in eccesso, quindi la immergiamo nell'uovo e poi nel pan grattato. Se necessario, rotoliamo ancora una volta la polpetta fra i palmi, per ridarle la forma sferica. Facciamo la stessa cosa con tutte le polpette. Ecco le polpette pronte per la frittura. Le cuociamo a 170 gradi in una pentola alta e con abbondante olio. Come vedete, le immergo delicatamente usando un ragno o una schiumarola. Le rigiro giusto un paio di volte e in circa 5 minuti saranno perfettamente dorate e pronte per essere scolate e messe ad asciugare su carta assorbente.
Ecco le polpette pronte. Ne apro una per farvi vedere la consistenza. Sono croccantissime fuori e morbide e umide dentro. Perfette per essere mangiate in compagnia, magari accompagnate dalle salse che più vi piacciono. Buon appetito!